Allora, oggi ci andiamo a vedere il simple past dei verbi essere e avere. Adesso mettiamo un po' meglio il microfono, almeno è un po' più facile ascoltare. Allora, il simple past dei verbi essere e avere ha una forma, diciamo, un po' irregolare, ok? Non del tutto irregolare, ma un po' irregolare. Cosa vuol dire irregolare? Che sia il verbo essere che il verbo avere non hanno la tipica forma per cui la terza persona finisce in esse, ma hanno delle forme particolari, ok? Adesso andiamo a vedercele. Allora, il simple past si usa chiaramente anche sia per il verbo essere che per il verbo avere, per situazioni finite nel passato, per esempio. Ieri faceva freddo, it was cold yesterday. Dov'eri ieri sera? O dov'eri ieri mattina? O stamattina? No, aspetta. Eri in ritardo stamattina? Were you late this morning? Oppure c'era un bel film ieri sera in TV. There was a good film on TV last night. Ma vediamo appunto come sono le forme. Allora, all'affermativo il verbo essere è I was, you were. He, she, it was, we, you, they were. Quindi è was per la prima persona singolare e per la terza persona singolare ed è were per la seconda persona singolare e per tutte le persone plurali, prima, seconda e terza persona. Come si scrive was? Si scrive W-A-S, were si scrive W-E-R-E. Chiaramente al negativo dovremmo aggiungere not. Quindi I was not o I wasn't. Quindi WASN apostrofo T. You were not, you weren't. Quindi were, not were. Spazio not o weren't. Were N apostrofo T. I was hungry, you were late this morning, it wasn't cold, cioè avevo fame, eri in ritardo stamattina, non faceva freddo. Nelle domande un po' come. Al tempo presente, prima il verbo, quindi was I, was she, was he, e poi il resto. Così come nelle risposte brevi dovremmo usare solo yes, I was, yes, you were, ok? Quindi was it ok? Era ok? Were you on time? Eri in orario? Was he right? Was he right? Punto di domanda. Per dire, la domanda è, was he right? Aveva ragione? Yes, he was. Quindi aveva ragione. Il verbo essere al simple past si usa per parlare del tempo e del luogo in cui, per esempio, qualcuno è nato. When were you born? Quando è che sei nato? Where were you born? Dove sei nato? I was born in 1987. Sono nato nell'87. I was born in Ethiopia. Sono nato in Etiopia, per esempio. Mi raccomando, non when you born, ma when were you born, ok? Quindi non I born in 1998, ma I was born, ok? Chiaramente there was e there were si usano come forma passata di there is and there are. There was a problem, c'era un problema, there weren't any mistakes, non c'erano problemi, errori. Was there a TV in the room? C'era una TV nella stanza. Il verbo avere è sostanzialmente uguale in quasi tutte le forme, quindi I had, you had, he had, we had, you had, they had. Quindi è irregolare perché? Perché qui non c'è una variazione, tutti i tempi del simple past usano had, ok? I had, you had, she had. We had, you had, they had. E si scrive HAD, ok? Un'altra cosa che continuo a fare mi dà fastidissimo è che continuo a guardare il microfono. Quindi, forme irregolari, perché il verbo avere, perché non cambia. Il verbo essere, perché è was alla prima persona e alla terza se persona singolare ed è were alla seconda persona singolare e a tutte le persone plurali. Chiaramente anche per il verbo avere funziona allo stesso modo quando devo fare la domanda e anche nelle negative aggiungo NT,
N-E-T o not. Had not, hadn't, ok? Quindi questi erano i verbi essere e avere al simple past. Se avete domande scrivetemele qua sotto. Nel prossimo argomento tratteremo dei verbi regolari invece al simple past e ci vediamo alla prossima lezione.